Buongiorno. Tempo misto, ci sono ancora le nuvole. Magari becchiamo una pioggina oggi. Chissà. Fatto freschettino stanotte, ma appena appena. E visto il caldo che abbiamo preso ieri. Ma non bene, benissimo. Adesso ci svegliamo, facciamo una bella colazione, lasciamo dormire. Sole che è lì che si rosola nella sacco a pelo, sotto la sua copertina di paglia. Vuoi dare un buongiorno? No. No, non vuole dare buongiorno, perché il mattino non ha l'oro in bocca per lei. Ecco, allora ci alziamo solo noi e andiamo a farsi una colazione. Poi cominciamo gli smontaggi. Il campo è ancora silenzioso. I primi a svegliarsi e ad essere pronti per partire sono come sempre i più attempati. Deciso di svegliarsi. Buongiorno. Buongiorno. Se così si può dire. Vedo bene, ti vedo. Partiamo divisi in gruppi con l'indicazione di fermarci alle 10 per la pausa caffè e per poi ritrovarsi più avanti, verso mezzogiorno, in prossimità di una duna isolata. Il nostro gruppetto è formato da 5 mezzi, tutti Toyota. Oltre a noi ci sono Christelle e Jean-Marc sul loro attrezzatissimo Hilux, Olivier su un Truppi Serie 7, così come Boris, ed infine Pierre su un 100. Super sgarrupata, qua il terreno proprio. Nous sommes toujours dans l'état Sili, l'état Sili c'est comme ça, hein? Andiamo verso ovest su una pista che nei primi chilometri è ben tracciata ed inizialmente sale e scende dalla falesia che fin dalla partenza scorre alla nostra destra. Urca. Piano piano. Una volta scesi definitivamente nella piana, la pista diventa molto più lenta. Attraversiamo qualche Oued prima di fermarci per il fatidico caffè su un tratto di pista a strapiombo sullo Oued Ifernikene, che forma una gheltà molto suggestiva, i cui specchi d'acqua sembrano disegnati sul fondo roccioso. Le café esprit? Per le chauffeur, le boss, notre Abbiamo. guide. Ah, fantastique. Voilà. Ça chauffe. Ça brûle. Allora, sole, com'è? Cosa? Funziona, va bene? Funziona, funziona. Poi con la musica anche meglio. Ma
Et c'est passé le point 244. La 50 devait être quoi? 244 à l'île. Et 250 est le. C'est là. Mais dopo la dune. Poi prima. E dopo la luna. La luna è 248. La luna, e 250 c'è la luna. Chissà quale cazzo di gioco di correnti per cui si ferma lì. Correnti di sì, di girotondi, ok. Che non ci sono neanche riporti, Ciro, quasi niente, proprio zero. Sì, c'era quel montanozzola lì. Che aveva un pochettino su un lato e basta, niente di più. Una duna figliolina. Arrivando alla famosa duna isolata, che in realtà è un piccolo erg dal nome Haugedit, la prima vera sabbia che incontriamo dalla partenza di stamattina, veniamo a conoscenza della pan che ha colpito i due olandesi che viaggiano su un hammer camperizzato. Hanno rotto il servosterzo e quindi, scortati da Mus e da Eric, raggiungeranno un villaggio a una trentina di chilometri di distanza per cercare di risolvere la cosa. Poco dopo, improvvisamente, il mio motore si mette a fare un rumore strano e mi fermo ad aspettare i meccanici al seguito del gruppo che, dopo alcune verifiche, cominciano a smontare la testata del mio 80. Bene, diciamolo, rifare una distribuzione in mezzo al niente con una scatola in tutto di chiavi inglesi non è uno scherzo, però questi sono bravi, questi sono bravi sul serio. E adesso stanno finendo di rimontare e a breve avremo il momento della verità, vedere se il motore gira e se le valvole non toccano più il pistone. Di qua a 10 minuti ci siamo. Incrociamo le dita, tocchiamo il toccabile e speriamo in bene. Dato che la cosa potrebbe andare per le lunghe, Maria Sole trasborda sulla macchina di Boris e con il gruppo prosegue verso il campo serale. Intanto, nella nostra improvvisata officina... Allora, il motore gira, ma c'è un problema con il tenditore. È lui che ha qualche problema, evidentemente, il tenditore della cinghia che fa uscire la cinghia dalla sua sede. Quindi adesso stanno mettendo le mani a quel pezzo lì, che è evidentemente quello che ha fatto il casino. Vedremo. Per il resto, rifatta la distribuzione, funziona, non batte più e gira perfetto. Nel frattempo il gruppo è ormai arrivato alla fine della piana e sta arrampicandosi sulle pendici del Tassili su una pista abbastanza lenta e sconnessa. Il tenditore è stato raddrizzato con metodi artigianali, mettiamola così. Il problema è che c'è la vite che lo blocca e che lo tiene in posizione, probabilmente la colpa è tutta di questa cavolo di vite che è spannata e quindi uno è bello a raddrizzare il tenditore, poi non si riesce a mettere in sede come Dio comanda. E adesso si è provato a prendere un bullone più o meno delle stesse dimensioni, lo abbiamo tagliato, meno male che aveva una piccola sega da ferro dietro. E adesso lo stanno rifinendo per vedere se si riesce a montare. Comunque il sole comincia a essere basso sull'orizzonte e quelli che sono avanti ci hanno detto che qualcuno è già arrivato al campo, ma che l'ultima salita prima di arrivare al campo è molto impegnativa, a farla di notte quando arriveremo, per cui vediamo cosa succede, se arriviamo fino là, se ci fermiamo prima, non si sa, lo scopriremo. E intanto speriamo che tenga la riparazione, sempre che poi tutto funzioni. Vabbè, comunque, un'avventura nell'avventura. Vediamo come va a finire, va?
Ok, siamo ripartiti, sembra che più o meno la riparazione tenga. Adesso si tratterà di vedere se al campo qualcuno ha un pezzo di ricambio di questo genere, oppure se dovremo tirare avanti così fino a Jeannette. Adesso tra 4-5 km ci fermiamo per controllare che tutto funzioni e poi proseguiamo sperando di arrivare a un orario decente, perché come vi ho già detto, credo, l'ultimo pezzettino di pista per arrivare al campo è molto verticale ed è molto sconnesso, quindi di notte potrebbe essere un bel problema. Intanto per adesso dobbiamo viaggiare verso ovest con il sole che tramonta in faccia, quindi non si vede un tubo, e cercherò di non distruggere la macchina prendendo delle pietre, perché si vede veramente poco. Vi faccio vedere cosa vedo io. Il sole in faccia e visibilità poca. Va bene, ne riparliamo tra un po'. Adesso do la caccia alle mosche che sono entrate qui dentro, mi stanno facendo impazzire. Ci risentiamo tra poco. E mentre con Jean-Marc, che è rimasto ad aspettarmi, cerchiamo di correre per recuperare il tempo perduto, Boris e Maria Sole hanno superato la parte più difficile e pietrosa della salita ed ora affrontano dei passaggi insidiosi sulla sabbia. Qui avremmo dovuto fermarci per fare la doccia in questo meraviglioso pozzo, ma invece essendo in ritardo non se ne parla, si va avanti. Non voglio cantare vittoria prima di arrivare in fondo, ma questi Meca sono dei maghi, perché il motore funziona, la riparazione per ora tiene anche bene e quindi forse riusciamo ad arrivare dove vogliamo arrivare, sempre che sappiamo dove vogliamo arrivare naturalmente. A parte qualche attraversamento di Wed un po' più impegnativo, la pista è per ora abbastanza scorrevole e Jean-Marc apre tenendo una media elevata. Che bei relitti. Forse uno solo in due pezzi. Poi arriviamo all'inizio della salita e mi fermo per prendermi qualcosa da bere, intanto che scruto dietro di me per vedere se i meccanici che ci seguono sono in vista. Je ne vois pas les mécaniciens, non? On va ralentir un peu, Alberico, tout en continuant à monter tranquillement. Et on va voir s'ils apparaissent. Ok, j'arrive. Ok. Oui, ils arrivent. Ils sont là. C'est ok, tu les vois? Oui, oui, à 300 mètres de moi, maintenant.
Cominciamo a salire. La pista è lenta ed il sole è ormai tramontato. Per ora la visibilità è ancora buona, ma data la velocità bassa, finiremo per fare un bel tratto al buio. Passage très dur. Ah, però bello. On peut essayer. Sti cazzi, che gradino. Guarda che roba. Che cazzo si fa a salire qua sopra? Allora. Oh, vabbè, un gradino alto così, però per salirlo sono cazzi. Mettiamole ridotte. Salita, bravo macinino. Capisco che non era una bella pista da fare di notte, meno male che c'è ancora un filo di luce e si capisce dove si va più o meno. Madonna, ragazzi, sembra di essere nel Tibesti ma peggio. Beh, due tassili! Ha voluto andare nel tassili! Mo goditi questi gradini di pietra da salire! Ma che roba! Che miseria, ragazzi! Via, prima ridotta! Pif, pif! Monta sopra, montato! Si arriva anche il culo, ecco che arriva! Opala, salito! Non male. Sì, pure la pista, sì, sei. In effetti di notte come cazzo vai a vederla? Bravo lui che riesce a capire dove si passa, perché sinceramente. Infatti è lì sotto, un po' più basso. La pista non è più visibile. Con Jean-Marc scendiamo dalle macchine per fare una ricognizione a piedi, ma davanti a noi sembra non esserci nulla. Guardiamo dietro di noi, da dove siamo arrivati, mentre anche i meccanici ci raggiungono e con loro cerchiamo il passaggio che si materializza una trentina di metri più indietro, sulla nostra destra. C'era un bivio che scendeva qualche metro e che non abbiamo visto, per cui faccio un'elegante retromarcia e mi infilo in quella che sembra essere la pista corretta. Di notte, su una pista che è praticamente una pietraia sconnessa, per cui non vi sono tracce di pneumatici, non è facile trovare i passaggi. Ma fortunatamente l'RB mi fa da riferimento e in breve siamo di nuovo sulla pista corretta.
Voilà, parfait. Siamo nel Tassili, nei Tassili, pista infernale tutta di pietra, adesso c'è un tratto tutto sabbioso e gli altri dietro si sono probabilmente insabbiati da quello che ho percepito dalla radio, infatti dietro non si vede nulla, il nero più totale, però ho visto dei fari un attimo fa per cui probabilmente si sono insabbiati e adesso vedremo che skid pass, se ce la si fa o non ce la si fa. Sì, vedo dei fari che si avvicinano, quindi arrivano. Torno alla guida. E così, nel buio più totale, visto che la luna non è ancora sorta, nel giro di una ventina di minuti arriviamo, abbastanza stanchi, al campo, dove sgranocchio qualcosa prima di infilarmi nella tenda che Maria Sole prontamente prepara. Buonanotte.